Pronto? Sì, pronto. La vedova Lucisano? Buongiorno, Villa Stewart. Ah, Villa Stewart. Ecco, noi abbiamo ricevuto una telefonata stamattina dal centralino. Sì. Credo che il signor Frascati. Sì, c'è il signor Frascati? Sì, sì, avevamo chiamato per una diretta radiofonica. Sì, se fosse possibile fare una diretta con i dottori di Villa Stewart. A quest'ora qui. Sì. Sì, adesso un attimo che le passo il primario e il viceprimario. Sempre in due. Ma perché? Sergente. Sempre in due. Allora, faccia il sindaco, serio, indica, dove abbiamo parlato un po' seriamente e ridiamo un pochino. Sì. Ridiamo, cioè, mi raccomando. Sì, prego, il viceprimario. I signori Tropeano. Sì. Tropeano? E il viceprimario. Ah, sì. Questo è Angelo Binaghi Barnardo. Barnard. Barnardo il primario. Barnardo Binaghi Barnardo. ma ridono anche da Roma, scusate. Mi scusi, signorina. Sta ridendo con le lacrime. Pronto? Però. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono il professor Tropeano. Buongiorno. Faccio parte dell'equipe medica capitanata dal primario Bernardo, detto Barnard. Sì, che abbiamo praticamente fatto un intervento di ricostruzione del disco pleurisco tendinale terzo. Cosa avete fatto, scusate, non si capisce niente. No, non ho sentito. Ricostruzione ossea del disco pleurisco tendinale terzo. Vabbè, Mario, non si capisce nulla. Pasquale. Ah, sì, sì. Adesso in questo momento ecco, sta arrivando il professore. Sì. Adesso glielo passo, così potete fare tutte le domande. Anzi, sarà il professore a specificare ciò che è stato avvenuto tecnicamente sulla schiena Romarulillo. Buongiorno. Scusate la mia voce, ma sono rappresentato tremendamente. Allora abbiamo questa è la radio ufficiale del Lillo Foti. Sì, la radio ufficiale di Lillo Foti. Buongiorno, c'è da stare un attimino tranquilli. 24-48 ore, quanto passaro, vice? Non sappi quanto passare? Ne sono passati quasi 28-29. Ah, vabbè, quasi ci siamo. Allora, praticamente, sì. Non so se si è capito, hanno asportato Ufele, ah, cioè facciamo Ufele. Che cos'è Ufele? Vada su Google e legga Fele. Allora, diciamo, era un attimino in... Come? Infiammato? Come dire, lui avvertiva il paziente, avvertiva un attimino di arrossamento, ma la cosa bella è il professore, allora io ci cacciai direttamente. Ma come disse il dottore Marolo Caincia, voi che ci registro? Comunque, dopo 13 minuti e 8 di operazione, praticamente abbiamo asportato il fele. Ecco, e questo fele naturalmente lo abbiamo donato. Il fele si dona ai gatti. Come? No, io non ho capito. Ai gatti, che vuol dire? Abbiamo donato. Sì, il fele si dona ai gatti. Ai gatti. Marino, presidente, sei mollato per capire, la mollata l'abbiamo sedato e non mollavo, se non preso siamo la capiva. E non ne un uomo di allenatore che non si muove. Villa Stewart vi ringrazia e vi augura buona permanenza se siete qui, se siete lì. Grazie. Io ho un dubbio. C'è sempre gente di... Ma siamo sicuri che questi chiamavano veramente da Villa Stewart? Era un primario e un viceprimario. No, il prefisso era 06. Io ho un leggerissimo dubbio che questa telefonata... Ma dubitato definitivamente. Cioè, non lo so, cioè, è sedato ancora... A distanza di 24. Non lo mollano, se non piglia l'allenatore non mollano, chi sti Villa Stewart.